papà. Torno a casa per qualche giorno. Ti voglio bene. Perfetta. Ciao. Finalmente era ora. Sempre in anticipo. Cominci subito? Dai, andiamo a casa. Esci con qualcuno? Sì, anche tu dovresti cercare compagnia. Io? Ma io già te. Kraven! Tu... Oddio. Ci sono ancora tanti punti poco chiari, ma pare che il vero obiettivo fosse il detective Thomas Kraven. È una persona armata e pericolosa. Io che ti sembro? Come l'ha presa? Ma Kraven non c'è. Chi parla? Signor Kraven, ho qualcosa da dirle. Davvero? Cominci dal nome. O da chi ha sparato a sua figlia. Voglio sapere che faceva qui mia figlia. È un'informazione riservata. Ma Charlotte Kraven era considerata una possibile minaccia per gli Stati Uniti d'America. Mia figlia non era il tipo. Qui non stiamo parlando dei soliti giochi di potere. I casi come questo restano irrisolti. Non si arriva mai a collegare A con B. E lei come lo sa? Perché sono io che impedisco di collegare A con B. Hai intenzione di inseguirmi anche a Boston? Benvenuto all'inferno. Che cosa si prova? Annulliamo l'operazione. Troppo tardi, è già iniziata. Non arresterò nessuno. Io non lo faccio mai. È fuori dalla sua giurisdizione. Mia figlia era Emma Kraven. Non ho niente da perdere. Allacciati la cintura. Decidi se vuoi essere quello che è messo in croce o che pianta i chiodi.